Mister, un 3-1 pesantissimo, di solito non sei mai soddisfatto pienamente di questa squadra, oggi però stasera è difficile non essere soddisfatto. Dopo bisogna, come sempre dico, insomma, bisogna non abbattersi troppo quando le cose non vanno bene, nelle vittorie insomma non bisogna tirarsela troppo, però è ovvio che sono molto felice perché hanno fatto una prova sostanziosa i ragazzi. Questo è quello che ci chiediamo in queste partite qua, dove vogliamo provare a vincere, questo sicuro, ma vogliamo anche imparare. Oggi abbiamo imparato che magari la nostra battuta non dura per lungo tempo con questi squadroni qua. Ci dobbiamo lavorare quando sarà ora, però abbiamo visto anche che con qualche adattamento in difesa più veloce rispetto al passato siamo riusciti a recuperare qualcosa, e quindi sono contento anche perché insomma la domenica non era iniziata nel migliore dei modi, e quindi io mando un grazie grande a Simone per la disponibilità che ha dato, e soprattutto un grande grazie al dottor Bertoluzza, perché insomma mi ha dato la tranquillità da stamattina, insomma, di poterlo schierare in una situazione che stanotte non è stato benissimo, però insomma non c'è la privacy, non bisogna stare a plagarla più di tanto, però insomma sono sceso, ho fatto la scelta in maniera tranquilla, sapendo di non poter rischiare niente, ovviamente dovendo valutare il ragazzo, quindi mi ha dato veramente una gran bella mano. La battuta che si potrebbe fare stasera è che Trento non soffre di vertigini, però, perché è arrivato al primo posto. Speriamo, io spero che soffra un po' di vertigini il pubblico, nel senso che questo inizio credo che così era importante, no? Per il cambio mio, per una, come si chiama, una campagna acquisti diciamo regolare, non altisonante, che magari qualche dubbio lo portava. Invece queste partite qua, questo inizio, diciamo, tengono stretti vicini quei miei ragazzi con il tifo, e questo qui è una cosa molto bella.